ragazzi, scendiamo in centro, andiamo a fare le ultime commissioni prima di partire. Finalmente sono tornata, praticamente sono le 3 del pomeriggio, ho beccato la partita del Palermo, quindi il caos più totale, me la sono fatta pure a piedi. Comunque ho fatto un po' di shopping, adesso vi faccio vedere quello che ho preso, però prima devo mangiare qualcosa perché appunto sono le 3 e ho un po' di fame. Mi sa che opterò per dello yogurt, aggiungerò il caffè solubile che ci sta da Dio e qualche goccia di Tic. E poi questo misto qui che ho preso all'MD, poi vi farò vedere meglio sicuramente in qualche altro video. Non è male, costa pure poco, quindi ve lo consiglio. Ce n'erano anche altri, però ho preferito questo. Ora vi faccio vedere un po' se riesco a prendere qualche noce intera, perché ieri ho beccato le noci enormi. Ecco, cioè buonissime. Finisco di pubblicare questo video che voi già avrete visto, che tra l'altro a me è piaciuto tanto questo tag, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. E poi vi faccio vedere le cose che ho comprato. Diciamo che questa settimana con i video è stato un po' un casino, perché non ho avuto proprio il tempo di girarli, quindi non lo so. E non volevo lasciare il canale vuoto, però vediamo se lunedì riesco a fare un altro video. Comunque questo vlog penso che uscirà martedì mattina e poi io di pomeriggio partirò, quindi non lo so. Comunque ragazzi, vi faccio vedere le cose che ho comprato. Ho fatto un po' di shopping da Terranova, vabbè, poi sono tutte cose dentro i sacchetti, altre cose da H&M. In realtà avrei comprato tantissime cose, ma cioè, ora devo partire, mi devo un po' contenere. Quindi diciamo che la prima tappa è stata Terranova, perché ogni volta io trovo delle cose carine e cercavo dei vestitini in realtà che non ho trovato. Però vabbè, ho trovato altre cose. C'è anche il sacchettino di Tezenis qui, ma non ho preso nulla di che. Kiko. E poi niente, tutti gli scontrini, perché non li devo buttare per ora, perché non ho provato praticamente nulla, quindi se poi devo cambiare qualcosa, anzi no, da Terranova in realtà ho provato le magliette, perché per adesso appunto non so mai se prendere la S o la M, quindi mi sa che è meglio che io provi un po' le cose per evitare poi di dover tornare in centro. Comunque da Terranova ho preso per 8 euro una M appunto di questa maglia qui. È una magliettina diciamo corta, in realtà sì, è un tipo queste più corte, però l'ho presa più larga perché così la posso mettere anche un po' tipo abbassata di qua, no? Non riuscirò a farvi vedere niente, magari poi vi faccio vedere in qualche altro vlog oppure su Instagram quando la metterò. Avevo provato una canotta semplice, però poi alla fine non l'ho presa più. Quindi primo acquisto da Terranova, cioè unico acquisto da Terranova è stato questo qui, quindi a posto. Poi che ho fatto? Sì, da Kiko sono andata. Sono andata da Kiko appunto e cercavo un rossetto, quelli matte, e ne ho presi due, vabbè sì, vabbè. Perché ero indecisa sul colore, ho detto questo o quello e poi li ho presi tutti e due. Che poi non ho capito perché avrei dovuto pagare di più, invece ho pagato di meno, perché forse c'era tipo il 30% per la festa della mamma. Comunque ho preso due rossetti della collezione Velvet Passion, ho preso il 310 e 329, ve li metto così ma non so se si vede niente, però vabbè. Questi non li ho provati mai, però è il classico rossettino, questo qual è? Ma com'è combinato sto coso? Io so, quando apro i rossetti ho sempre il terrore che siano o distrutti o sciolti, no vabbè è proprio così. Sembrava che mancasse un pezzo, invece no, cioè vabbè io proprio rinco. Ed è questo bellissimo colore qui, che è tipo un corallo, però è un corallo tenue, non è molto acceso, quindi è bellissimo. Tutte e due, tra l'altro, erano delle novità, i nuovi colori della collezione, quindi li ho presi tutti e due. Questo mi piace molto, poi ve lo farò vedere indossato, magari su Instagram, o se riesco oggi, domani lo metto, così lo vedete nel vlog. Comunque, questo è fantastico, è bellissimo questo pack che si con la calamita. Che poi vi dico i prezzi, questi rossetti costano 6,95€. Però mi hanno tolto, c'era il 30%, meno 2,09€, cioè ne potevo prendere un altro allora. Il 329 è questo qui ed è tipo un nude, quindi molto, anche questo è un colore molto tenue, perché non lo so, i colori accesi non, per adesso non mi vanno. Ma è veramente bello questo, tra l'altro ora ve li faccio vedere insieme.
Ero troppo indecisa, cioè ero lì che dicevo questo o quello, perché poi comunque ovviamente sulle labbra cambia e non potendolo provare sulle labbra, questo è un po' un problema ogni volta. Però sì, vabbè, sono diversi ovviamente. Questo è molto più nude, più sì, tipo mattone, e questo invece un po' più appunto corallo, però sono bellissimi tutti e due, quindi va bene, tanto erano pure scontati, quindi posiamoli prima che li distruggo, e poi con 30 gradi all'ombra di oggi, com'è che non si sono sciolti? Non lo so. Poi ho preso questo smalto qui, che non si vede, ma è uno smalto semplicissimo, trasparente, perché comunque adesso che devo partire non ho avuto il tempo di fare il semi permanente e quindi niente, metterò questo qui, perché così anche se si rompe non si vede, e per proteggere un po' le unghie, diciamo di trattarle un po' meglio. Ci sono due numeri, quindi non so qual è. C'è un numero qua sopra e un numero qua sotto, quindi ho il 131 o lo 001, non si sa. Questo è 7 ml, sarà lo 001 sicuramente, comunque lo smalto trasparente della Kiko, che è costato un cavolo, pure scontato, quindi a posto. Da The Zenith ho preso delle calze e tra l'altro ho preso pure una M, perché ogni volta io con queste gambe non mi entra mai un cavolo pure nelle gambe. Ho preso una M, vabbè, sono delle classiche calze, 2 pack, 4,90 euro, 20 denari, quelle matte. E ho preso il nude, color nude, perché metterò molti vestiti ora quando parto e poi penso che a Parigi faccia un po' più freddo, quindi la calza ancora ci sta. Nude va bene su tutto. Poi sono andata all'OVS e ho lo stand, questo Shaka, Essence, un po' tutto. Tra l'altro cercavo la matita dell'Essence, quella mia preferita che mi dura tutta la vita, ma non esiste mai questa matita, ma come devo fare? Comunque ho preso un pensierino per mia madre, che non vi farò vedere ovviamente, e ho preso la matita questa, la Precisius, come si chiama? La long lasting, quella classica, questa automatica, che sinceramente sì, è buona però... Non era quella che volevo io. Però vabbè, l'ho rotta già. Comunque, la matita nera ho preso. Poi ho trovato questo mascara. Questo qui, mi serviva un mascara. In realtà volevo prendere quello della Kiko nuovo, però stavo spendendo troppi soldi, quindi niente. Ho preso questo, che è una novità. È, come si chiama? Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Va bene, ok, certo. Comunque, questo è da provare in realtà. Speriamo che non l'abbiano usato. Lo scovolino è così. Allora, il mascara è stato 3,79 euro e la matita 1,89 euro. Vabbè, ok. Poi ho preso anche questo qui. Un balsamo anticellulite Geomar da portare in viaggio sotto la doccia. Esfoliante, levigante e drenante. Pratico e veloce. Vabbè, questo lo proviamo poi in viaggio. E poi ho preso il latte detergente idratante, pelli normali e sensibili, sempre della Geomar. Li ho presi appunto per partire perché sono più comodi piccolini, neanche per portare cose gigantesche. Ma questi capelli di schifo che ho, ne vogliamo parlare? Allora, sono andata da H&M e cercavo qualcosa. Tra l'altro ci sono tutti quei vestitini, quelli che io uso l'estate, però non li ho presi perché non ha senso adesso. Prossimo mese vado a fare la carrellata di vestiti, sempre se avrò i soldi. Ho preso comunque un vestitino, che è questo qui. Sicuramente non si vedrà niente, però è un vestitino molto largo, cioè molto comodo, non quelli aderenti. Questa fantasia, che per adesso ve l'ho detto, mi piacciono queste cose un po' floreali, un po' con i fiori, quindi... E poi mi piace perché è bello fresco. La manica è così, molto carino. Poi dietro al bottoncino. Questa è una 36, ho preso una 36, tra l'altro non l'ho provato, magari dopo lo provo. 15 euro. Appunto una 36, ha tipo qua in vita un po' più strettino, tipo un elastichino. Niente, viene così, quindi molto fresco, molto bello per camminare e passeggiare a Parigi. E insomma, ho preso questo. E poi ho preso solamente una canotta semplicissima, 4 euro di canotta, perché le canotte da The Zenith, stavo dicendo, da H&M, non costano un cavolo, queste basic. Quindi classica canotta. Colore che amo perché a me piace questo colore bordeaux vinaccia e va tipo questa, non è proprio liscio, cioè non è proprio semplice semplice, c'ha qualche striatura tipo striatura, vabbè, il mio modo di spiegare è sempre perfetto. Adesso ci saranno mille critiche perché non so spiegare le cose, però vabbè, me ne frega niente. Comunque, bellissime queste canotte per 4 euro, neanche per farle.
Ah sì, ho preso un'altra cosa, me la stavo dimenticando, stavo buttando tutte cose io, al solito. Allora, leviamo tutte queste maglie. Ho preso praticamente un vestito, l'altra volta avevo preso da The Zenith, quello nero, ve l'ho fatto vedere, sì. Comunque, in realtà mi viene un pochino larghetto, perché io ho preso la M, però forse una S andava pure bene. E comunque, secondo me, con una cinta, una cintina che dovrei avere, magari la trovo, o con una spilla, sta perfetto perché comunque si stringe un po'. E quindi, vabbè, ho preso una spilla dai cinesi, una spilla così. Una spilletta semplice perché la vorrei mettere nel vestito e tirarlo un po'. Però lo devo provare ancora sta cosa, cioè devo ancora vedere, capire bene. Comunque questo è 1 euro, una spilla, 1 euro. Le spille mi sembrano tipo di vecchia, a voi no? Queste spille, la spilla. Vabbè, niente ragazzi, sono stanca, che cosa volete? Vi faccio vedere anche un'altra cosa, anzi altre cose, altre 2 cose che ho preso l'altra volta da Pittarosso, che vi ho fatto vedere su Instagram, quindi se già le avete viste potete anche saltare questa parte. Se non le avete viste vi faccio vedere che ho preso 2 paia di scarpe della Ducati dal sito Pittarosso perché non c'era la misura al negozio e poi è più comodo, te li portano a casa, quindi cioè, perché a volte fare tutti questi abiti ad andare al negozio, posteggiare, fare, dire. Comunque, avevo visto questi stivaletti qui. E me ne sono letteralmente innamorata. Ora dico, io lo so che il periodo degli stivaletti sta finendo, a parte che comunque io ancora li uso. E poi questi sono un po' più leggerini e poi tra l'altro mi serviranno in futuro. Vabbè, classico stivaletto stile mio con queste borchette, bastino per camminare, io li uso tantissimo. E niente, mi sono piaciuti. Poi dentro c'è la scritta Ducati pure. Questi sono stati praticamente, lo dico subito. Allora, il prezzo è 60 euro, però io l'ho preso con lo sconto perché poi se vi iscrivete al sito c'è lo sconto, c'era il 30% sul secondo paio, quindi insomma ho pagato un cavolo. Ero andata al negozio per comprare un paio di décolleté che mi servivano, però perché io poi mi fisso con queste scarpe così? Perché? Se devo scegliere tra décolleté e tacchi io prendo queste? Tra l'altro, l'altro paio è parente, nel senso, è sempre una scarpa bassa, però è quella, questa almeno è estiva. E sono queste qui, tipo delle sneaker, queste basse. Dietro che carina questa scritta qui. E poi la scritta Ducati così dentro e anche qui davanti, se riesco a farvela vedere. Queste io le uso tantissimo d'estate, sia con i vestitini, con gli shorts, per andare al mare, per camminare, passeggiare. Le uso sempre. Quindi mi sono strapiaciute, poi c'era appunto il 30% sul secondo paio e ho preso queste. Allora, mi è venuto in mente di fare una bella torta all'ananas, che in realtà non ho mai fatto, però vabbè, c'è sempre la prima volta. Quindi occorreranno 3 uova, 150 g di zucchero, 280 g di farina, una bustina di lievito, vanillina e poi metterò questa ananas sciroppata e 130 ml di succo d'ananas servirà. Quindi montiamo le uova con lo zucchero, poi aggiungiamo il succo e poi tutte le farine, qua tutti gli ingredienti diciamo secchi e poi vediamo come viene. Ok, sperando che non sprofondino tutte le fette di ananas, praticamente questa torta è senza olio e senza burro perché c'è solo il succo d'ananas. Comunque, adesso 180 gradi per 40 minuti e vediamo. Dai, sembra venuta buona. È stata 40 minuti in forno e poi l'ho lasciata un po' con lo sportello aperto. Però sembra buona. Poi appena raffredda lo levo dallo stampo. Allora, l'ho sformata. Ho fatto la foto per Instagram. Ho fatto un casino, infatti, là dentro. Comunque, niente. Non mi fido tanto. Perché senza olio, senza burro, buh. Buongiorno ragazzi, buona domenica. Allora, io sono vestita perché dovrei scendere in teoria. E ho messo questa tutina, che non si vede, ma è una tutina, che vi avevo fatto vedere in qualche video, novità, preferiti, boh, non mi ricordo proprio. Tra l'altro, ho messo il mascara, quello che ho preso ieri alla Essence, ed è troppo carino, cioè mi piace l'effetto che fa. Sì, sono chinata perché ho messo, cioè, il coso basso, vabbè, insomma. Adesso proviamo pure i rossetti insieme. E non so quale mettere, se mettere questo, forse questo. Non lo so. Però col pennellino perché altrimenti faccio un disastro. Tra l'altro, ragazzi, in questa stanza c'è il delirio perché ho uscito tutti i vestiti dall'armadio che devo lavare, stirare. Quindi ancora devo fare la valigia, 2 valigie, quindi non so quando le farò, visto che dopo domani parto, però vabbè, c'è tempo. Tanto lo so come andrà a finire, praticamente tipo 2 ore prima di partire io ancora sarò lì a mettere cose, anzi a decidere cosa portare.
No, vabbè, magari più tardi mi aiutate un po' voi e vediamo un po' che cosa possiamo mettere in valigia. Cioè, cosa potrei portare. Perché poi, non sapendo neanche che clima troverò, cioè, mio fratello mi ha detto che stanno a maniche corte, quindi. Vabbè, comunque mi sbrigo, quindi ciao. Ho provato il rossetto, questo è il 329 ed è un bellissimo colore, quindi ho fatto bene a prenderlo. Vorrei provare anche l'altro, però mi scoccia levare questo e mettere quello, quindi niente. Poi magari più tardi lo cambio e ve lo faccio vedere. Merenda time con yogurt greco alla fragola e una banana. E dopodiché scendiamo a farci un giretto perché la giornata è bella e mi scoccia stare in casa. La valigia, vabbè, poi la faccio con calma. Siete appoggiati sullo specchio, così no, per dire, perché se cadete tutta assieme non è colpa mia. Comunque, mi prendo un caffettino perché ci sta, sono le 5, ci sta un caffè, anche se sarebbe l'ora del tè, però vabbè. Comunque, prendiamo questo caffè e scendiamo a farci questa bella passeggiata. Mi sono cambiata perché c'è troppo caldo, quindi maniche corte. Comunque, ho messo le scarpe nuove. Che mi piacciono un casino, cioè sono troppo belle. Poi sembrano comode. Siccome le voglio portare in viaggio, le collaudo un po' così, almeno se poi fanno male, cioè se mi fanno male non me le porto, non ha senso. Però sembrano abbastanza comode. Formaggio e vino sono la mia droga. Ragazzi, sono distrutta. Sono tipo le 11:30 e sono stanchissima. Sono rientrata adesso. Niente, alla fine la valigia non l'ho fatta. Vabbè, lo sapevo che. Cioè, io lo so che se ne parla tipo martedì, quindi niente. Comunque, adesso guardiamo la classifica di Palo Fox per vedere questa settimana come andrà. Ma visto che sarò in viaggio, sicuramente andrà bene, a meno che non facciano qualche attentato. Ci ho bevuto un po' di vino e si vedono tutte le vene, quindi. Vabbè, che tra un po' non si vedrà più niente, si vedrà solamente uno strato di lardo che mi avvolgerà perché io tornerò rotolando e non ci fate caso perché poi dovrò riprendere con la palestra, però già mi sono fatta il mio piano alimentare del ritorno e il mio programma appunto di allenamento del ritorno, poi ve ne parlerò prossimamente, ovviamente. Questo vlog, ragazzi, è stato un po' così, però vabbè, niente, aspetta, vediamo la classifica di Paolo Fox. Ah, vabbè, dai, sono al quarto posto, non mi posso lamentare, infatti, cioè, dovrebbe essere una settimana carina. Però adesso lo ascolto con esattezza, vediamo che cosa ha detto. E vabbè, meglio così, dai. Comunque, ragazzi, se volete sapere cosa farò questa settimana, dove andrò, cosa visiterò, eccetera, seguitemi su Instagram perché lì metterò tutte le fotografie, le storie, eccetera. Sarò molto più attiva lì e meno su YouTube. Però appena tornerò, poi cercherò di recuperare sia con travel vlog e poi altri video che ho in mente di fare prima dell'estate. E poi niente, tutto qui. Se vi va, lasciate un like a questo video, iscrivetevi. Seguitemi su Instagram, seguitemi sulla mia pagina Facebook e commentate, commentate, scrivete quello che volete. Vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto al ritorno da Parigi. Ciao!